vivi come figlio della luce. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Leggiamo e accogliamo insieme il Vangelo di oggi, Luca 16, 1-8. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Amen. Carissimi amici, in questo Vangelo di oggi, in questa storia che Gesù racconta, la cosa importante è rendersi conto innanzitutto che siamo figli della luce. È bello come anche San Paolo, nelle sue predicazioni ai Galati, agli Efesini, dice: comportatevi onestamente perché siete figli della luce, non figli delle tenebre. Comportatevi secondo lo Spirito Santo. Dio è la luce vera. Gesù Cristo è quella luce che è entrata nella nostra vita e ci ha aperto una strada maestra. Attraverso questa parabola oggi scopriamo che il Signore ci invita ad essere scaltri, intelligenti, furbi, essere accurati in quello che noi facciamo, credere che davvero il Signore accanto a noi è la soluzione di ogni nostro problema. Gesù è davvero colui che illumina il nostro cammino. E questo amministratore disonesto in realtà è stato scaltro, perché è riuscito a ricavare da una situazione sua personale un vantaggio. Da un suo male che aveva compiuto ha trovato un vantaggio. È riuscito a trovare persone che poi l'avessero accolto. È riuscito a trovare una situazione migliore della precedente per sopravvivere. E dice: quante volte noi, che siamo figli della luce, viviamo nella tiepidezza, viviamo in situazioni dove non siamo stabili, non siamo equilibrati, non abbiamo una visione in avanti di ciò che Dio può fare nella nostra vita. Eppure non siamo figli delle tenebre. E al nostro fianco c'è Lui, c'è il Signore, c'è lo Spirito Santo che ci illumina, ci incoraggia ad andare avanti, ci incoraggia ad invocarlo quando stiamo cadendo, quando siamo nella prova. Oggi allora, cari amici, è davvero importante essere scaltri. Che cosa significa? Chiaramente ce lo possiamo domandare. Questa scaltrezza è un'accortezza, è una determinatezza, potremmo dire che è una risolutezza per vivere il Vangelo in un modo dignitoso, in un modo illuminante per noi stessi e anche per gli altri. Quante volte noi ci riteniamo deboli perché crediamo, ci riteniamo fragili di fronte al mondo che sembra che sempre è più forte di noi, è più forte di chi crede. Ma non è così. Gesù ha detto: non temete, perché io ho vinto il mondo. È Gesù che ha sconfitto ogni battaglia, ogni problema della nostra vita. Scaltrezza quindi significa: prendi in mano
la tua dignità di figlio di Dio, di figlio della luce. Prendi in mano la tua fede, prendi in mano la tua arma che è la parola di Dio. Vai avanti, con coraggio, non temere. Lo Spirito Santo è con te e ti illumina. Lo Spirito Santo viene, interviene. Abbi fiducia, sii scaltro. Quindi coraggio, vivi in questo modo, da figlio che ha un padre buono, un padre misericordioso, generoso, che ci dona quanto gli stiamo chiedendo. Spirito Santo, oggi io voglio invocarti nella mia vita. Spirito Santo, oggi vengo a te nel nome di Gesù, perché questo Vangelo che ho appena udito e ascoltato possa entrare dentro di me. Aiutami ad essere scaltro. Spirito Santo, aiutami ad essere vero figlio della luce, che testimonia che nella parola trovo una lampada ai miei passi. Nella parola di Dio trovo la mia proclamazione, la mia professione di fede, ma soprattutto che io possa vivere i frutti della luce, i frutti del regno di Dio nella mia vita, con perseveranza, con costanza. Possa io vivere l'amore, la pace, la gioia, la liberazione, la guarigione, la serenità, la coerenza di vita nella mia casa, nella mia famiglia e nel mio cuore. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi prendiamo questo slogan e lo facciamo nostro personale. Vivi come figlio della luce. Oggi sia un giorno in cui camminiamo alla sua presenza con dignità e autenticità, perché abbiamo un Padre che è grande, che è buono e che è potente con noi. Amen. Carissimi, dal 24 al 26 novembre noi faremo il prossimo incontro giovani chiamato Shout Generation. Tutti i giovani che vogliono partecipare sono invitati e l'incontro lo faremo al Santuario di Europa, nella zona Europa Dimensione Giovani, un incontro bellissimo di amicizia, di preghiera, soprattutto nello stare insieme con il Signore, con la Sua parola e tra di noi. Iscrivetevi sul nostro sito. Mentre invece domenica 19 novembre avremo una serata di evangelizzazione con lode e adorazione e canti come Shout Koinonia. Anche questo è possibile prenotandosi sul nostro sito shout.koinoniagb.it. Buona giornata a tutti voi, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.